Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi ragazzi parliamo di Mavic Mini, perché ormai è l'argomento all'interno del mondo dei droni più chiacchierato in assoluto. Questa volta ragazzi parliamo di trasmissione Wi-Fi, perché si legge tanto nei commenti se questo drone potrà essere portato in modalità FCC anche se siamo in Europa, tutti questi discorsi per avere comunque a parte un range più ampio, ma quello secondo me è relativo, non è solo quello, è proprio per avere un segnale più forte e più sicuro. Però questa volta DJI, a differenza di quello che ha sempre fatto, cioè che il controller si adattava a livello di potenza di segnale in base alla zona geografica in cui si trovava, questo tramite lo smartphone, quindi il GPS dello smartphone, dava al controller la posizione e quindi in base a quello il controller si adattava con un segnale da FCC, un segnale CE, quindi un segnale forte in FCC con mi sembra 28 dB in 2,4 GHz, tipo 30-31 in 5,8 GHz. Questo per il DJI Spark, per il DJI Mavic Air e per il DJI Mavic Pro. Mentre con il Mavic Mini c'è stato un cambiamento, cioè DJI ha fatto un'altra scelta, cioè il drone viene venduto con un controller che ha due sigle differenziate, cioè in base a dove la confezione andrà a finire viene consegnata una confezione con all'interno un controller o un altro. I due controller sono uno con la sigla MT1SS5, quindi se il controller ha questa sigla è in FCC, quindi è proprio il controller che è in FCC, mentre se sul controller abbiamo la sigla MT1SD25 allora quel controller è in CE. La differenza è sempre quella della, diciamo, la potenza di segnale, e in più la differenza è che nella modalità FCC abbiamo solo i 5,8 GHz a 30 dBm, quindi un segnale veramente forte, mentre nella versione europea, quindi modalità CE, avremo sia 2,4 che 5,8 di 19 dBm a 2,4, mentre a 5,8 avrà una potenza di segnale di 14 dBm. Quindi il paradosso è che oltre che in Europa abbiamo un segnale più debole, addirittura quello a 5,8 è più debole di quello a 2,4, mentre in modalità FCC il segnale del 5,8 è più forte di quello a 2,4. Infatti a 2,4 di solito siamo intorno ai 28 dBm, come vi dicevo, anche se qua non è disponibile in modalità FCC, cioè nel Mavic Mini non è disponibile la 2,4, però tipo in un Mavic Air abbiamo la 2,4 a 28 dBm, mentre abbiamo la 5,8 a 31 dBm, quindi il segnale è ancora più forte in modalità 5,8, che poi è anche un segnale tra virgolette migliore dal punto di vista della quantità di dati portata e soprattutto soffre meno le interferenze, quindi se abbiamo anche tanto dBm abbiamo anche un bel range, mentre qui da noi il range con la 5,8 diventa veramente scarso, perché con 14 dBm sono veramente scarsissimi, la si utilizza solo quando ci sono tante interferenze, perché a 2,4 soffrendo tanto le interferenze, se noi lo portiamo a 5,8 soffriremo meno le interferenze, anche se avremo un range minore, quindi magari in una zona un po' urbana dove ci sono tanti segnali wifi è meglio utilizzarla a 5,8 perché avremo poche interferenze, mentre a 2,4 avremo sì un range maggiore perché comunque abbiamo 19 dBm di potenza di segnale, però in una zona urbana con tante interferenze 2,4, anche se ha una potenza di segnale maggiore, viene talmente disturbato che diventa peggio del 5,8, quindi è per quello che DJI in Europa ha lasciato le due frequenze. Quindi questo cosa vuol dire? Che sarà impossibile fare switchare il nostro controller da CE a FCC, cioè come eravamo abituati con lo Spark, col Mavic Air, col Mavic Pro, cioè che usando una falsa posizione geografica facevamo switchare il controller che passava in modalità FCC anche se eravamo in Europa. Questo non sarà più possibile perché il controller nasce con un segnale di potenza proprio dovuto all'hardware, quindi l'hardware che c'è all'interno del controller sarà quello che dà più o meno potenza al nostro segnale Wi-Fi, quindi in base al controller che avremo
questa modalità CE o FCC. Quindi ragazzi, spero di essere stato chiaro su quello che è il discorso FCC CE con il DJI Mavic Mini. Quindi per chi vuole avere un DJI Mavic Mini in modalità FCC, lo deve acquistare da un venditore estero. Quindi se lo compriamo da un negozio online americano, se lo compriamo da Amazon America, da questi venditori il drone ci arriverà con il controller con la sigla MT1SS5, cioè la sigla che corrisponde al controller in modalità FCC. Altrimenti, ragazzi, se lo acquistiamo da DJI, da Amazon Italia o da qualsiasi altro venditore europeo, il drone ci arriverà con il controller con la sigla MT1SD25, che vuol dire modalità CE per intenderci. Ragazzi, l'unica cosa è sperare che DJI venda separatamente il controller. Penso che succeda, perché ovviamente come ricambio deve vendere il controller, anche se attualmente non è disponibile, però penso che lo diventerà in futuro, e acquistare solo il controller da un venditore americano. Quindi, acquistando il controller da un venditore americano, avremo il drone probabilmente in modalità FCC, altrimenti ragazzi ce lo teniamo in modalità CE. Quindi spero di essere stato chiaro nella spiegazione e di avere chiarito i dubbi che tanti di voi avevano a riguardo della frequenza FCC CE. Quindi, se è così, lasciatemi un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test. Ciao.